Vado a dare il buongiorno a Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal. Buongiorno. Buongiorno. Insieme a lei in collegamento da Odessa, proprio dall'Ucraina, per farci raccontare questo che credo sia stato uno degli attacchi, insomma, più forti che la città di Odessa ha avuto, in questo anno e mezzo di guerra. Poletti. Sì, certamente sarà uno degli attacchi che ricorderemo. Eravamo, come succede spesso quando c'è un allarme aereo, insieme ai vicini di casa, protetti in mezzo alle scale del palazzo. E durante l'attacco c'è stata una tempesta di missili. Noi abbiamo ricevuto sulla testa 19 droni e 14 missili russi, di cui due i famigerati Onyx, che sono missili antinave molto difficili da intercettare. E tu dentro il palazzo, nonostante sei, diciamo, chiuso dagli appartamenti, sentivi il frastuono delle batterie antiaeree e poi le esplosioni. Esplosioni che fanno tremare i palazzi, tu vedi pezzi di intonaco che scendono, quindi è stata una roba molto, molto pesante, perché quando senti queste detonazioni capisci che sono molto vicine. E poi abbiamo saputo dove avevano colpito: hanno colpito esattamente due punti del porto, questo molo delle crociere, così la chiamiamo noi, che non è un terminal per il grano o per il carico delle navi mercantili, ma era stata creata per accogliere le crociere e le navi passeggeri. Su questo molo c'era questo grande hotel Odessa, talmente visibile che si poteva vedere dagli aerei. E poi hanno colpito anche un deposito di grano, lì ci sono state purtroppo due vittime che, nonostante fossero nel rifugio antiaereo, sono state schiacciate dalle macerie. Quindi questa è stata la notte, l'attacco è iniziato poco prima di mezzanotte della domenica e, diciamo, dopo qualche ora di paura, molto scossi, abbiamo saputo che c'era questo grosso fuoco e questo hotel che hanno distrutto. Va detto che dicano i russi, questo era un hotel abbandonato da 10 anni. Quel molo era chiuso, era deserto e quindi non rappresentava un obiettivo militare. Detto con un pizzico così di cinismo, è molto meglio che abbiano colpito un palazzo che avrebbero comunque smantellato dopo la guerra, che non un bel palazzo storico del centro di Odessa. Poletti, senta, questa rappresaglia di Mosca, insomma, è arrivata dopo gli attacchi ucraini in Crimea. Perché proprio Odessa? Beh, Odessa è l'obiettivo più iconico da colpire. È come, diciamo, insultare quella che era comunque una città che i russi desideravano fortemente riconquistare, perché comunque Odessa nella sua storia ha ospitato grandi artisti, musicisti, pittori, scrittori. Lo stesso Pushkin è venuto qui a Odessa e si è anche divertito molto. Quindi, è come dire: non ho la possibilità di conquistare la città, allora la sfregio. Come un boss mafioso che non può avere una donna, e allora purtroppo la rende, diciamo, la imbruttisce sfregiandola. Questa è la vendetta che usano, il tipo di vendetta che vogliono usare i russi. Odessa per loro è una città che speravano si aprisse, li accogliesse le loro truppe. Invece la maggioranza della popolazione, quasi unanimemente, c'è ancora qualche simpatizzante locale, nostalgico soprattutto dell'Unione Sovietica, ma in maggioranza la città ha detto di no. Ecco, questo è il motivo per cui i russi sono particolarmente arrabbiati con questa città. Ora lì che cosa ci si aspetta, Poletti? Ma ci si aspetta di continuare a vivere, perché comunque, nonostante ciò, la cosa forse più importante è che i russi hanno perso completamente il controllo del Mar Nero occidentale. Cioè, noi un anno fa vedevamo le navi russe che venivano di fronte alle coste di Odessa e sparavano. Avevano conquistato l'isola dei Serpenti, riuscivano a bloccare il mare, i traffici. Poi c'è stato l'accordo sul grano, che è stata una negoziazione fatta con loro, ma oggi, anche se questo accordo è fallito, sono già uscite delle navi mercantili da Odessa e quindi, come dire, Odessa ritorna a fare quello che è il suo mestiere, la capitale marittima, e gradualmente riaprirà le porte all'export, perché ormai le navi russe qui non si avvicinano più. Quindi sono attacchi per fare impressione, per far vedere che la Russia è ancora
diciamo pericolosa, ma di fatto qui si pensa, si ritorna a vivere, a dimostrare che non ci spaventiamo. I ristoranti sono pieni di persone, i concerti sono pieni di persone, e la gente si incontra il giorno dopo come se fosse una giornata di fine estate come tutte le altre.